l'ultima partita del girone di andata per la Serie D nel gruppo F con l'Avezzano che ospita una San Benedettese a caccia di punti a dir poco decisivi per staccare le zone basse della classifica. Marsicani che vogliono quantomeno provare ad appropriarsi della seconda piazza dopo il clamoroso exploit di Roma contro il Trastevere. Pronti via, occasione Avezzano con Guerrieri che non trattiene sugli sviluppi di un corner, ma la sfera termina fuori dopo una deviazione. Nebbia fittissima sul dei Marsi ed intorno alla mezz'ora un contatto dubbio in area di rigore porta al penalty per la San Benedettese, con Vita che piazza la sfera là dove la nonna nasconde il barattolo della marmellata ed è lo 0-1 a favore degli ospiti. Nella ripresa Avezzano all'arrembaggio e passaggio al 4-3-3 per Scorsini, con la prima occasione propiziata da un calcio piazzato di Zanon, nulla di fatto per i locali. Ancora una clamorosa chance per i padroni di casa, salvata sulla linea, qui inizia lo show del portiere Guerrieri che riesce a cacciare dalla porta una conclusione da vicinissimo di Pellecchia. Ancora un miracolo dell'ex Lazio su Sissé, lanciato davanti allo specchio, quindi lo stesso numero 12 della Samb mette l'ombrellino nel long drink, trattenendo il sinistro della disperazione sparato da Pellecchia a tempo praticamente scaduto. Non succede più nulla e per l'Avezzano il Natale resta un momento di serena alta classifica. Per la Samb i tre punti gettano invece le basi per un girone di ritorno, si spera, migliore.